tenuto presso il Pisisana Jazz Club di Castellammare di Stabia, il primo concerto dell'anno dei Due Noir. La band stabiese negli ultimi tempi ha partecipato al Tour Music Fest 2014, evento organizzato dal paroliere Mogol, riuscendo a superare le selezioni. I Due Noir tornano sul palco dopo un periodo di intenso lavoro in sala prove per arrangiare gli inediti scritti da Nico Clemente e durante la serata hanno eseguito gli stessi presentandoli per la prima volta al grande pubblico. La band, formata dalla voce di Ornella Grato, le chitarre di Nico Clemente e Umberto Grato, il basso di Annello Bruni e la batteria di Ezio Cavallaro, ha riscosso notevole successo proponendo il suo repertorio di cover insieme agli inediti che hanno destato curiosità ed approvazione. I brani si affrontano temi diversi, che vanno dall'amore all'impegno sociale, ispirati dal vivere quotidiano dell'autore stesso ed accompagnati da un'anima rock blues. I just wouldn't wake up, si possono cogliere le diverse sfumature intime di un sentimento e la delusione che spesso sopraggiunge quando si scopre che la persona che si ha di fronte non è quella che si credeva. The Bombs on My Town invece è un disperato, accorato componimento dedicato ad una città, la sua città, ormai alla deriva nelle mani di chi vuole solo sfruttarne le risorse. E allora le bombe sulla città, invocate nel testo, rappresentano l'unico rimedio, l'estrema soluzione per porre fine a questo scempio, una provocazione che spinge ad una seria riflessione su quanto sta accadendo davanti ai nostri occhi. I brani inediti proposti, carico di significato è anche il testo di I'm Not Queen of the Arts, canzone autobiografica, anche se poi riadattata al femminile per l'interpretazione della cantante del gruppo. Alberga nell'animo di tutti. Ognuno può essere veicolo di una forma artistica, che sia essa pittura, ballo, fotografia, musica, se solo si ha il coraggio di esprimerla con tutta l'intensità di cui si è capaci. Durante la serata si è tenuto anche il vernissage dell'opera fotografica di Nico Clemente dedicata alla musica. Lo stesso è in questi anni alimentando entrambe le sue più grandi passioni, la musica e la fotografia, incontrando e intervistando musicisti nostrani e non. Tra questo si riconoscono anche importanti personaggi del panorama jazzistico mondiale che ben si accordano con la cornice del Pisisana Jazz Club. Chitarra ritmica Domenico, Nico Clemente. Abbiamo una chitarra acustica Umberto Grato, Nico Clemente. Abbiamo un bassista Annello Bruni, che è un ottimo, eccellente batterista Ezio Cavallaro. Ci sono anche io.